Intanto buongiorno a tutti. Io mi chiamo Barbara Madori e sono una medium italiana. La domanda è interessante, il primo approccio con il mondo spirituale. Beh, è successo molto molto tempo fa, ero una bambina ed è avvenuto a seguito della partenza per i mondi migliori di mio papà, che è avvenuta nel 1975. Io avevo 7 anni. E esattamente una settimana dopo che lui ha lasciato questa dimensione, io ero a casa di alcuni amici dei miei genitori perché abitavamo in una città e mio padre è stato sepolto nella sua terra natia che è qui in Emilia-Romagna. E mentre mia mamma appunto trasportava il feretro in Emilia-Romagna, io sono stata data in affido per quei giorni a casa di questi amici dei miei genitori. Una sera non riuscivo a dormire, ho acceso la luce di questa stanza, il mio letto aveva proprio i piedi verso la porta e a un certo momento vedo entrare molto luminoso, molto bello e certamente non con l'aspetto che io ricordavo perché era molto malato, quindi aveva anche mio papà un aspetto molto decadente quando se n'è andato, nonostante avesse solo 36 anni, lo vedo entrare dalla porta sorridente. Molto luminoso, molto bello, così come vedo le persone della nostra dimensione. Molto felice di vederlo, lui si è avvicinato al mio letto, mi parlava ancora, a quel tempo non avevo il senso della chiarudienza, quindi io vedevo che la sua bocca si muoveva ma non riuscivo a cogliere le parole. Si è seduto sul mio letto, mi ha accarezzato, ha continuato a parlarmi. E nel momento in cui lui è lì con me e mi dà questa grande gioia, mi rendo conto che non poteva essere lui perché una settimana prima l'avevo visto immobile, inerte, spento sul letto della sua camera da letto. Quindi cosa succede? Io mi alzo, mi metto a sedere sul letto, premetto che lui mi aveva rimboccato le coperte anche, mi metto a sedere sul letto e urlo. Lui si alza e mentre è ancora accanto a me, che continua a parlarmi, compare il signor Antonio, che è quello che mi ha ospitato per quell'occasione. E si ferma insieme a lui, con la moglie, si ferma sulla porta. E vedo mio papà scomparire piano piano. Ovviamente presa da entusiasmo, da gioia, anche da dolore, dico: ma avete visto? C'è papà, lo vedete? E nessuno mi ha risposto, l'unica cosa che mi è stata detta è che avevo sognato. In quel momento ho capito che con gli adulti era difficile parlare e quindi sono rimasta nel mio silenzio per molto tempo. La sera successiva l'ho rivisto nel corso degli anni, mi ha molto aiutata, sono state le mie prime esperienze medianiche con lui e qualche anno dopo, avevo 14-15 anni, io avevo segretamente, nei confronti della mia famiglia, avevo già iniziato a aiutare le persone nel lutto, quindi molte persone si rivolgevano già a me per avere un contatto medianico. Sono con mia mamma e mia mamma mi dice: adesso tu sei grande, ti posso dire una cosa. E io ho chiesto: che cosa mi vuoi dire? E dice: quella sera, quella notte che è successo, che tu dici di aver visto papà, non hai sognato. Perché quella notte lì, quando tu hai urlato e Antonio è entrato in camera con la moglie, tutti e due hanno visto la figura di tuo padre scomparire. E quindi ho i brividi, è qualcosa che mi porto ancora molto dentro, è il mio caposaldo, comprendo anche che la sua scelta, tanto ognuno di noi sceglie la vita da vivere e sceglie i principali momenti della sua vita e sceglie anche come andarsene, sono accordi che noi prendiamo nella nostra casa che è l'aldilà. Ho capito che c'era un disegno molto imperscrutabile, molto difficile da comprendere. Ancora oggi mi chiedo il perché la mia vita sia stata condotta con questi passi, anche se sono convinta che l'ho scelta. Però in quel momento lì si è aperto veramente una grande opportunità di vita, l'opportunità di innanzitutto non avere paura della morte, perché questo mi ha insegnato e mi insegna ancora il contatto con i mondi visibili. La possibilità di una sopravvivenza del nostro corpo di luce, come dice la fisica quantistica, e invece noi chiamiamo spirito, in una vita che è ben oltre la vita, in dimensioni che sono molto più complesse e particolari di quelle che qualsiasi tipo di religione ci può insegnare.
E sono molto grata a quest'uomo che ha sacrificato il suo percorso per permettere alla sottoscritta di essere un valido mezzo del mondo dello spirito.